Allora, l'orsetto sul ghiaccio scivola via, è un bel gioco e mette tanta allegria. La sua pelliccia lunga e fitta e tiene caldo anche quando nevica e gela. Come no? Eh? Cosa fai? Ti piace la zebra? È finito. È finito il libro? Ah no, c'è un altro. Ah! Eh? Cosa fai? Ti piace la zebra? È finito. È finito il libro? Ah no, ce n'è un altro. Nuova collaborazione Timberland e Tommy il Figer, veramente bomba, una bomba, scarponcini fantastici, ma il pezzo che amo di più è questo giubbotto over che è fantastico, dopo ve lo faccio vedere indossato. On top of the world. Yeah. Way too comfortable. Tell me why I even came again. But I hit the road. But I came too damn far just to fit in. I hit the road. But I came too damn far just to fit in. Better go ahead. Just give me. Che al di là del suo immenso, immenso talento, che l'ha portato a vincere oltre 300 premi nella sua comunque relativamente breve carriera. I'd like to thank this cast, this beautiful cast, Adam Driver. Ehi. Hey. Ciao, ciao, ciao. Altro giro, altro regalo. Stamattina sveglia alle 7 per torneo di Halle. I'd like to thank this cast, this beautiful cast, Adam Driver. Adesso abbiamo fatto la doppietta perché sono un compleanno di un'amica di Bianca. Vabbè, contentissima. Sono stanca. Stanca la ragazza. Che cos'è? Una domenica impegnativa. Vai Bob il treno! Azzurra, su le mani! Già su! Vai, 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 tiello! Dai, vieni anche! Qui abbiamo un esemplare di leonessa addormentata, distrutta da questa domenica. Solo questa metà domenica. Il resto... lo scopriremo solo vivendo. Che dolce. Ciao Giovannino. Oh, una bella spremuta. Buona? Dai. Dai, alzo. Che buona questa spremuta. Vai, schiaccia bene, schiaccia bene. Come basta? Sei pronto? Devi tagliare un'arancia. Buona? Il bagnetto delle bimbe, metto sempre questi sali e devo dire che sono ottimi. Vero Azzurra? Ragazzi, è domenica e domani è lunedì, lo so. Siamo un po' tristi tutti, però ho una news bomba per voi, guardate qua. Guardate la figaggine di questa bottiglia, veramente bellissima e naturalmente personalizzata. È la Magnum personalizzata di Belvedere Vodka che potrete avere anche voi perché partirà da oggi il servizio di personalizzazione sul sito di Tannico. Davvero unica per un'occasione o una persona speciale, vi lascio il link qui per poter scoprire di più e personalizzare la vostra bottiglia. Ora è il momento di svoltare la serata e farsi un bel
Moscow Mule. This will be just fine. If we take our time. Ragazzi, io e Ale abbiamo una cosa importantissima da dirvi, vero Ale? Sì. Avete ancora 2 giorni per fare la spesa da Esselunga per ricevere i... buoni amici di scuola. Bravissimo. Io e Ale ne abbiamo approfittato dell'iniziativa per fare una grandissima scorpacciata di focaccine, vero Ale? E mi raccomando, vi ricordiamo di portare i buoni amici di scuola di Esselunga a scuola. E soprattutto vi ricordiamo cosa... di non buttarli! Ragazzi, non buttateli, piuttosto dateli a amici o parenti che possono portarli a scuola. Tu domani li porti a scuola i tuoi? Sì. Bravo. Supportiamo insieme le scuole italiane con questo bellissimo progetto di Esselunga! Guardate, Olaf al suo primo evento. Che bello! Ciao Olaf! Olaf! Piove, eh? Ragazzi, Ale sta studiando spagnolo. È bravissimo in spagnolo. Guardate bene. Sì. E quindi, aia, andiamo a vivere in Spagna, va bene? Eh? Va bene. Dove? Barcellona o Madrid? Bella domanda. Madrid. Madrid? È un disegno. Wow. Ragazzi, finalmente... mi sono iscritto a scuola guida per la patente della moto. Nautica. Patente. Ah, poi passerò anche quella nautica. Non ci manca questa. Ma intanto prendiamo quella della moto. Mm. Così porto un po' in giro la Bea. Ma io vorrei che mi portassero solo sull'altare. Al lago di Como in moto. Eh? Mi portare solo sull'altare. Sull'altare ci andiamo. Quando è? Il 29 maggio, giusto? Stai scherzando. O il 23? Il 23? Sei serio? Spero... Comunque, io ho già in mente un po' la moto dei miei sogni. L'abito del matrimonio? No, l'abito. L'abito del matrimonio non lo so ancora. Non ho ancora deciso niente. Complimenti. Tu l'hai deciso, scusa? Sto decidendo. Allora, io ho ancora tanto tempo. Visto che tu non hai ancora deciso, ho ancora tanto tempo, no? Praticamente mi sono innamorato, oltre che di Beatrice, di questo modello che è uscito da poco, dell'Harley. Vediamo se indovinate qual è. Lo so, sono infatti un po' indeciso, ma per ora ho un debole per quest'Harley e devo provarla. Anche la X Diavel mi piace molto della Ducati, però c'ho quella lì in testa adesso. Ma sempre l'abito del matrimonio? L'abito del matrimonio aspetta. Dai! Comunque sono innamorato un po' di... sto dicendo che comunque mi piacciono molto tutte, però prima voglio provare quest'Harley e poi capisco... capisco. Che abito mettere prima? Che abito mettere con la moto. Sì, la Vespa ce l'ho già. Pensate ragazzi che la Vespa è del 65 e l'ultima revisione è stata fatta nel 75. Non ero neanche nato. Adesso la porto a fare una bella revisione. Stavo dicendo che la porto a fare una bella revisione perché ne ha bisogno. Mm. Anche la Bea ha bisogno di una bella revisione, sì. Vero? Sì, voglio tornare giovane. Giovanissima. Ah. Ci siamo quasi, ma non è lei. Il traffico di Milano! Quanto mi manca andare in scooter. Ragazzi, un po' di tempo fa avevo fatto vedere i 4 nuovi ripieni della Limited Edition Oro Rosso di Giovanni Rana ed insieme a voi ho assaggiato il ripieno all'astice e al tiramisù. Invece oggi proveremo il ripieno al risotto al tartufo. Mmm!
Mamma mia, ragazzi, sentite che profumo. Adesso li assaggio. Si sente proprio il gusto del tartufo che si abbina perfettamente alle castagne ed è subito autunno, ragazzi. Se non li avete già assaggiati, vi consiglio di farlo. Sono già acquistabili sul sito e mi sa che dopo questi mi cucino quelli al tiramisù, perché per il dolce c'è sempre posto.